Sindaco D'Arienzo, questa sera anche lui presente a questo convegno, la legalità conviene. Innanzitutto un messaggio che riprende il titolo. Perché, secondo D'Arienzo, la legalità conviene? Beh, la legalità conviene perché dà uno stile di vita, che è quello corretto, che dovremmo seguire tutti, da quando siamo ragazzi, bambini, fino a quando diventiamo adulti e assumiamo responsabilità. Ecco perché la legalità conviene. Conviene perché, come dire, da un punto di vista istituzionale conviene perché mettiamo a posto un po' le questioni, un po' le cose che già di per sé non vanno come dovrebbero andare. E conviene perché chiaramente dobbiamo restituire alle nuove generazioni un ambiente un po', come dire, che sta un po' meglio rispetto a quello che abbiamo ricevuto noi. Qual è il riscontro che un sindaco di un centro garganico, noto purtroppo, tristemente noto negli anni per essere uno dei centri a più alto tasso di criminalità e di mafia dell'intera provincia di Foggia, qual è il riscontro che Pierpaolo D'Arienzo sta avendo nel sostegno delle istituzioni? Attraverso il sostegno delle istituzioni si dice che lo Stato negli ultimi tempi si sia accorto del caso Foggia e della sua provincia e sia tornato. Lei sta riscontrando un sostegno tangibile da parte delle istituzioni? Beh, credo sia sotto gli occhi di tutti il fatto che dopo l'evento delittuoso della morte dei fratelli Luciani lo Stato abbia non solo in termini quantitativi ma anche in termini di qualità, in termini di indagini, capacità di indagini investigative eccetera, abbia fatto molti passi in avanti. Il problema è che non possiamo delegare come comunità tutto questo lavoro soltanto alla magistratura, alle istituzioni, alle forze dell'ordine. C'è bisogno che le siano le comunità con uno scatto appunto di reni a reagire, a farlo nel modo migliore, che è quello innanzitutto della conoscenza del fenomeno mafioso e soprattutto come dire, trasferire queste conoscenze, perché quella è l'arma principale. Lo dico sempre perché quando non si conosce un fenomeno non si è in grado di contrastarlo e quindi la conoscenza è il primo grado e questo lo possiamo fare a livello delle istituzioni scolastiche, lo possiamo fare a livello di istituzioni locali, ma lo dobbiamo fare anche nel quotidiano. Infine, un'ultima cosa, quali sono le azioni concrete che D'Arienzo sta intraprendendo e ha intrapreso nel corso del suo mandato su Monte Sant'Angelo perché il paese riparta, ovviamente nel limite delle sue, diciamo, responsabilità istituzionali? Beh, io credo che una comunità dopo uno scioglimento è una comunità ferita. A nessuno piace essere definito appellato mafioso, specialmente quelle persone che non si ritengono tali e non sono tali. E quindi abbiamo dovuto ricostruire un po' una comunità e un senso di comunità, perché chiaramente lo scioglimento è una lacerazione, crea lacerazione all'interno delle stesse comunità, e lo abbiamo fatto dando fiducia, cioè facendo vedere che era possibile avere un altro stile anche di amministrare. Lo abbiamo fatto e credo che ci sia adesso, come dire, i risultati si vedano, eccetera. Poi ci sono state chiaramente anche delle misure dirette che abbiamo dovuto intraprendere, una delle quali appunto allontanare tutto il settore dei lavori pubblici, facendo svolgere per esempio le gare d'appalto alla stazione di appalto della provincia di Foggia. E questo è uno degli elementi che chiaramente ha allontanato dal nostro comune quello che è uno dei principali elementi su cui la criminalità va ad insidiare appunto le istituzioni. È un problema culturale, cioè bisogna lavorare anche sulla cultura della popolazione per estirpare il fenomeno mafioso? Allora, il fenomeno mafioso è un fenomeno che nasce nelle famiglie ed è un modo, uno stile di vita, e quindi è inevitabile che la cultura, intendiamo sia come educazione sia nell'accezione sua più grande, è uno degli elementi che può mutare i destini. Io penso sempre ai familiari, no? A quelli che vivono nelle famiglie mafiose. Sono persone che non hanno un'alternativa, non hanno mai avuto un'alternativa. L'unica vita che possono fare è quella, intendo quelle quando sono appunto i mafiosi che sono collegati da vincoli familiari con i boss eccetera.
Ecco, a dare una alternativa ai ragazzi anche di quel tipo significa, come dire, sperare in un, come dire, in una rivoluzione, in un risveglio anche nelle loro famiglie. Quindi